Con questo video affrontiamo il tema del disegno di un prospetto e in particolare ci riferiamo al prospetto di questa piccola residenza unifamiliare e vogliamo disegnare questo prospetto, questo lato qui. E per disegnare il prospetto partiremo, come al solito, dal disegno della sezione. Sezione che è proprio questa, sezione longitudinale. E allora, cominciamo a disegnare la linea di terra, la linea della quota 0, questa linea qui. Possiamo, ecco, disegnarla così. E portiamo giù i contorni dell'edificio, quindi questa linea. E queste linee che rappresentano i limiti della facciata e anche l'aggetto della copertura del tetto. Disegniamo in scala 1:100. Allora vediamo un po' le altezze. La quota dell'intradosso del solaio di copertura è a 3,60 m dalla linea di terra. Quindi scalo accendo 3,06 cm. Abbiamo lo spessore di 3 mm del solaio. La quota della linea di colmo del tetto è a 5,8 metri, quindi 5,8 centimetri dalla linea di terra. E possiamo disegnare le falde inclinate da questo punto e da questo punto, inclinazione 30 gradi. Ecco, questo è il disegno del tetto, della copertura. Beh, dobbiamo inserire evidentemente le finestre. E allora ci serve a questo punto la pianta. Ecco, portiamo giù allora gli stipiti di queste finestre. L'altezza del davanzale rispetto al piano di calpestio del piano terra è di un metro. Se consideriamo che la quota del piano di calpestio è a 10 cm, dalla linea di terra dobbiamo considerare allora 1,1 cm. E quindi possiamo tracciare queste due linee. Le finestre sono queste, che andiamo a ricalcare. Proviamo a disegnare gli infissi. Questa finestra, che è più ampia, potremmo dividerla in tre parti, in tre ante.
possiamo prevedere una zoccolatura, un basamento di altezza, per esempio 60 centimetri. Se le murature in mattoni vogliamo lasciarle a vista, possiamo simbolicamente disegnare un tratteggio orizzontale che rappresenta appunto i mattoni. Abbiamo così disegnato il prospetto sud in scala 1 a 100. Questo è il prospetto sud di questa villetta monofamiliare con pianta T. Possiamo fermarci qui. Buon lavoro.